Nella puntata odierna, Genova Noir, sempre insieme a Luigino Puppo, cronista del Corriere Mercantile, non parla di un omicidio, ma parla di qualcosa di più, una serie di omicidi che nell'immaginario collettivo venne racchiusa con una parola, il mostro di Bargalli. Mostro di Bargalli che affonda le sue radici al 25 aprile, proprio del 1945, quando le truppe tedesche, in ritirata dal centro Italia, arrivano a Recco, non possono proseguire verso Genova perché Genova è già stata liberata dai partigiani. Quindi a quel punto, per raggiungere il nord Italia e poi scappare, rientrare in Germania, cosa fanno? Decidono di salire su Peruscio, fare il passo della Scofera e poi andare nella famosa Padania e rientrare in Germania. Proprio il bosco della Tecosa, un bosco che esiste tuttora logicamente, che è al confine tra i comuni di Bargalli e Lumarzo, proprio nel bosco della Tecosa nascono le radici di questo giallo che ricostruiamo oggi con Puppo. È un giallo lungo 50 anni praticamente, ed è rimasto un giallo, un mistero, nonostante si siano succeduti alle indagini non solo carabinieri, polizia, ma anche magistrati di grande livello come Luigi Carli, che successivamente diventerà uno dei magistrati più importanti nella lotta contro le Brigate Rosse, e anche la dottoressa D'Angelo, che poi fece una grossa carriera perché diventò magistrato a livello nazionale. E tutto nasce dall'imboscata che i partigiani fecero a questo comando di truppe naziste, che si portavano dietro tutto quello che avevano di loro, avevano recuperato valori anche italiani e cose personali su dei carri, e lo trasportavano verso la Germania. Naturalmente chi tese l'agguato e uccise tutti i cosi si impadronì anche di quello che c'era. Ecco, il mistero è cosa c'era. Ecco, per inquadrare un po' il periodo di quel tempo, ecco, pensate, la colonna tedesca è formata da 6.000 militari, però non è una colonna che sale unita, è una colonna un po' che va un po' così, con approssimazione, non passa su strade asfaltate, quindi c'è dei gruppi di militari che sono più avanti, poi c'è dei minuti di sosta, insomma c'è una situazione per la quale è facile tendere un'imboscata. È un'armata Brancaleoni quella che si sta allontanando in quei giorni, e non è detto che i 6.000 poi fossero concentrati nella stessa giornata. Certo. Qualcuno aveva già disertato, certo. Qualcuno aveva, per non essere beccato, aveva utilizzato degli abiti civili per nascondersi, quindi non era facile individuare. Però evidentemente i partigiani, che probabilmente avevano, tra virgolette, delle spie all'interno, avevano individuato, diciamo, il cuore di quello che stavano trasportando in Germania. E la diceria, la Vox Populi, parla di tesoro dei tedeschi. Tesoro dei tedeschi, dal quale parte tutto il discorso. Parte tutto il discorso, perché dicono che fosse delle casse addirittura di oro, qualcuno diceva delle casse di soldi, in contanti, di carta e non solo in metallo. Certo che doveva essere qualcosa di veramente, veramente economicamente molto appetibile, visto che poi nel proseguo degli anni alcuni contadini, alcuni
residenti della zona improvvisamente divennero facoltosi imprenditori senza che qualcuno individuasse il perché avevano questa corposa disponibilità di denaro. La serie di omicidi non risparmia nessuno, uomini, donne, perfino carabinieri. Ed è il carabiniere, un carabiniere, il famoso Carmine Scotti, che tra l'altro aveva svestito l'arma per andare con i partigiani, venne ucciso in maniera abnorme, agghiacciante, perché si dice che avesse incominciato a raccontare qualcosa sul tesoro, su chi si era impadronito di questo tesoro. Si parla degli anni immediatamente dopo la liberazione del 25 aprile e la storia, la leggenda metropolitana dice che una donna che stava per sposarsi chiese come regalo di nozze al suo marito o ai parenti del marito la testa di Carmine Scotti. Ecco, ricordiamo anche questo, che l'Italia dopo il 25 aprile del 1945 per parecchi mesi diventa una terra di nessuno, una terra di nessuno, dove è difficile capire fino a che punto il giusto dall'ingiusto, i partigiani veri dai partigiani cattivi, quindi è un periodo storico dove può avvenire veramente di tutto. È in confusione totale. E anche la magistratura, le regole non sono più rispettate, quindi c'è un po', è un po' una giungla in quel momento lì. E quindi il povero Carmine Scotti, solamente perché era venuto a sapere certe cose, venne prima torturato, poi gli strapparono gli occhi, le unghie, venne messo su una graticola addirittura e cose, poi venne ucciso, ma probabilmente era già morto, venne finito con un colpo alla testa. Il corpo viene sotterrato, nascosto, e solamente anni dopo venne trovato e non venne sepolto a Bargagli, ma venne sepolto a Gattorno. La faida continua. Però. La faida continua perché evidentemente in molti, compatibilmente col molti, sapevano quello che avevano fatto queste persone, che io non vorrei dire se erano partigiani o no, perché è sempre un po' delicato questa situazione. Di certo che quello che avevano sottratto ai tedeschi era qualcosa di molto ma molto interessante. Io ho saputo, non so se i giornali avevano mai scritto, io personalmente non l'avevo mai scritto, anche se mi ero occupato a lungo di questa, tant'è vero che ho delle foto qua di quei tempi, non certo del 45-46, ma del 78-79-80, quando si moltiplicarono in quel periodo i morti ammazzati nell'area di Bargagli. E ultimamente sono venuto a sapere da alcuni anziani che abitano sul posto, e credo che sia tra virgolette una news proprio, che oltre al tesoro in soldi, queste persone qua si impadronirono anche di due camion o camionette di carta filigranata e della macchina per stampare i soldi, che era molto più di valore che lo stesso la carta, le monete prese, perché lì potevano stamparsi tonnellate e tonnellate in legittima, perché era proprio la macchina della zecca che permetteva ai soldati tedeschi di spendere questi soldi in giro per l'Italia. Ecco, di soldi in quel momento i tedeschi ne avevano veramente tanti. Basti pensare, questi sono altri aneddoti, che mentre la carovana sale su
per la 333, addirittura per avere una bottiglia d'acqua dalle persone che erano lungo la strada, spaventate anche di vedere questa colonna, erano pronti a regalavano mazzette di soldi proprio perché loro non avevano fatica. Non avevano problemi perché se li stampavano, quindi sì, non c'era problema. E penso che quei soldi lì, dopo l'imboscata ai tedeschi, quella zecca lì, quella mini zecca, deve aver lavorato a lungo, penso. Ecco, una faida che dura 30 anni. Anche di più, perché l'ultimo omicidio è omicidio o comunque persona trovata morta risale al 1985. E da quel momento lì il mostro di Bargagli, il mostro o i mostri, mostri. Si interrompe. Però sono 23, eh? Da Carmine Scotti del 46 all'85 sono 23 le persone trovate uccise nell'ambito di Bargagli e riconducibili tutti alla banda dei Vitelli. La banda dei Vitelli bisogna ricordare. Ecco, ricordiamo ora cos'è la banda dei Vitelli, che è un altro filone sempre di quegli anni bui dell'immediato dopoguerra. Anche perché si attribuisce proprio l'attacco al corteo lì ai tedeschi proprio da parte della banda dei Vitelli. La banda dei Vitelli era considerata tale perché in tempi di guerra, quindi con mancanza totale di viveri, loro vendevano la carne alla borsa nera, praticamente macellavano andavano a prendere i vitelli nel basso Piemonte, li macellavano e vendevano la carne alla borsa nera. Quindi in quel contesto lì, con la banda dei Vitelli, gente, diciamoci la verità, di pochi scrupoli, assolutamente, si comincia ad avere questa serie di omicidi. Omicidi molti dei quali si cerca in malo modo di mascherarli come suicidi. Sì, più di una volta sono stati... Allora, intanto dobbiamo contestualizzare la situazione. Si tratta di omicidi di persone tra i 65 e gli 85 anni, quindi evidentemente persone che in tempo di guerra erano gente di 20-25 anni, persone che sapevano. Che sapevano. Ed erano queste 23 persone, erano tutte collegate tra loro a fatti che si riferivano al periodo della presenza dei tedeschi nella zona di Bargagli o comunque in quell'ambito lì. Molte donne. Molte donne, come l'omicidio della Anna Maria De Magistris, che venne assassinata vicino a casa con una sprangata sulla testa, e questo fatto è ricorrente, nel senso che di 23 omicidi almeno la metà vengono commessi spaccando la testa alla vittima. Questo non a caso fa intendere agli investigatori che si deve trattare di un uomo forte. Assolutamente. O più persone, nel senso che magari una la teneva e l'altro colpiva con una spranga di ferro o un grosso bastone. Ricordiamo che non è mai stato trovato nulla nei pressi dei cadaveri. Tra i suicidi più improbabili ce n'è anche uno a un albero di pesca. Sì, sì, sì. Però quello non mi ricordo chi fosse, mi pare, adesso non ricordo. Comunque era anche in quello un pensionato di oltre 80 anni, che però da un esame autoptico fatto successivamente vennero scoperte ecchimosi in varie parti del corpo. E poi la posizione che aveva il coso probabilmente non dava la certezza che questo qui si fosse ucciso, ma che fosse un impiccagione mascherata, cioè prima ucciso o fortemente lesionato il corpo con le torture e poi impiccato. Anche i carabinieri di Bargagli, che sono sul posto e che quindi gioco forza si devono
occupare di questi delitti hanno paura. Assolutamente sì, io mi ricordo perché le ho vissute in quanto io ho iniziato a lavorare nel 78, quindi gli ultimi omicidi variano tra il 78 e l'85 e sono ben 11, quindi il mostro di Bargagli in quei tempi ci faceva lavorare e molto col Corriere Mercantile. Mi ricordo che le indagini vennero prese non tanto dal maresciallo di Bargagli, che era un brigadiere, ma bensì dal maresciallo della stazione di San Martino, che si chiamava Gatti, che lavorò molto insieme con Luigi Carli, il procuratore, che poi diventerà procuratore generale a Chiavari. Lavorò molto e individuò anche diverse persone che però per l'indulto le cose non vennero processate, ma non scontarono praticamente niente in carcere, ad eccezione di un pensionato poverino che mi aveva, è un aneddoto questo qua, mi aveva concesso un'intervista, era uno degli indagati, mi concesero un'intervista, pubblicai l'intervista, poi un giorno incontrai Gatti mentre tornavo da Bargagli e raccontai di aver intervistato questa persona qua e a breve gli raccontai cosa mi aveva detto. E lui scoprì che era una versione, era un alibi questo, una versione totalmente diversa. Allora, sulla base della mia dichiarazione, salì e arrestò questo poverino che per colpa mia rimase in carcere un mese, poi si chiarì che poi non c'entrava nulla. Ecco, diciamo che nel delitto del mostro di Bargagli, della banda dei Vitelli, come lo vogliamo chiamare, l'omertà è molto presente. Sì, 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 tant'è vero che un agguato di quel genere e i soldi sparsi in coso, praticamente nessuno mai si presentò dai carabinieri a denunciare quello, ha fatto quello. Di certo è che la mano violenta dell'assassino colpì nel momento in cui aveva sentore che qualcuno avesse intenzione o aveva raccontato qualcosina, ma tale da poter identificare altre persone. E nel momento in cui aveva la certezza che questa persona, la vittima, poteva raccontare qualcosa di quei giorni, ecco che scattava subito il raid omicida. Quindi i delitti non dettati da raptus, non dettati da serial killer, ma tutto motivato, tutto con una fredda strategia. Fredda, direi, premeditazione nel coprire il più possibile quello che era accaduto nel 45. E non a caso alcune delle persone che vennero uccise aprirono la porta a un amico, tra virgolette amico, e questo amico gli sparò in faccia un colpo di fucile calibro 12. Quindi molto probabilmente gli amici si uccidevano. O perlomeno conoscenti, visto che veniva aperta tranquillamente la porta al proprio assassino. Tra le varie ipotesi che pongono fine al mostro di Bargagli c'è quella che per motivi di età, l'assassino sia morto e quindi con lui sia finita questa tragica scia di sangue. Sì, sì, non solo l'assassino ma anche le persone che evidentemente conoscevano i dettagli e sapevano nome e cognome di chi, tra virgolette sempre, si era arricchito con il tesoro dei tedeschi. Grazie a Luigi Napuppo per aver ricostruito una delle pagine più importanti della storia del secolo scorso, della cronaca nera di Genova.